Credo che Francesco sia una persona che sia un grande amante chiaramente della natura e in questo momento arte ed educazione è importante perché dobbiamo rispettare, credo, anche l'ambiente e non distruggere il nostro pianeta. E quindi volevo il suo contributo per chiedergli che cosa ne pensa di tutto ciò, che cosa se veramente ha questo potere l'arte per cambiare un po' le scuole. Grazie Francesco. Volete che parli in giapponese, in nepalese? Come dovrei parlare? Come preferite? Ah, il mio dialetto calabrese sarebbe molto, molto educativo e molto simpatico. Allora, Savina mi coinvolge in queste cose non perché io sia esperto di nulla, ma perché viene a camminare con me in montagna. Quelli che non c'erano ieri sera, è bene che lo sappiano, perché sennò dico, questo qua sta sempre Petrosino ogni minestra. Vorrei cortesemente, io cercherò di parlare piano e di dire poche cose, però dovresti tradurglielo, magari anche con il microfono, guarda, perché arriva pure loro. E no, però Petrosino ogni minestra non glielo puoi dire. Cioè, il prezzemolo per ogni cosa. Troverai la forma. Allora, siccome non voglio fare la figura del Petrosino ogni minestra, io però, siccome mi chiamano, vengo perché sono sempre disponibile a tutto e sono veramente felice, infinitamente felice di aver detto di sì a Savina, alla quale avevo detto di no quando mi chiese di andare a Bruxelles per fare una cosa sulla Calabria. Perché io non riesco ormai ad andare al di fuori della Calabria. Sono diventato uno stanziale errante. Sempre qua a camminare nelle mie montagne, nella mia patria, nel mio paese. Fatta questa precisazione, allora, delle cose che volevo dire, parlo piano per dare la possibilità a Savina di tradurre, e ho stravolto tutto perché ho avuto qualche suggestione veramente bella. Innanzitutto, vabbè, quello che vedete lì, che forse non si vede bene perché c'è molta luce. Ah, si sta riaccendendo il. Ah, ho capito. Però si può spegnere anche un po'. Boh. Oscuriamo un po'. Vabbè, ma è un sottofondo perché le cose che vi sto per dire potete anche lasciate pure, tanto è solo un po' di immagini dell'Aspromonte, che è una delle nostre montagne calabresi. Aspromonte significa monte aspro, ma anche dal greco monte bianco per il colore delle sue rocce, quindi ha una etimologia diversa. Allora, la prima suggestione che mi è venuta è vedendo la mela di Michelangelo Pistoletto, perché mi sono ricordato che nella mia borsa, dove porto un po' di tutto, che è un po' come la coperta di Linus, no? Nella mia borsa ci sono sempre, quando vado nei convegni, libri, articoli, relazioni, mi servono peraltro. Ho trovato la prima pagina del Corriere della Sera, del giorno della Terra del 2011, in cui c'è esattamente in prima pagina la mela riparata dal morso dell'uomo di Michelangelo Pistoletto, con all'interno una serie di interventi dei più grandi scrittori italiani, da Pierpaolo Pasolini, Antonio Cederna, Carlo Levi, Eugenio Montale, eccetera. Quindi è un omaggio a Michelangelo Pistoletto aver conservato questa pagina storica del Corriere della Sera, e vi faccio notare che la mela è la nostra terra, il nostro globo terracqueo. E a questo punto ti farei messaggero presso Michelangelo Pistoletto, ove lui non l'avesse mai saputo, che Teofrasto diceva, anzi potrebbe essere proprio un motto per la mela di Michelangelo. Teofrasto diceva: la polpa della mela non serve solo per essere mangiata dall'uomo, ma anche per proteggere il seme. Voi forse non lo sapete, ma la funzione della polpa della mela non è quella di essere mangiata dall'uomo. Poi noi la mangiamo perché è buona, ma la polpa serve per proteggere il seme. Diversamente il seme verrebbe mangiato, verrebbe consumato. E allora
voleva dire Teofrasto esattamente questo: non si può mangiare anche il seme, non si può mangiare anche ciò che produrrà altre mele, altre risorse per l'uomo. Quindi le risorse della terra non sono infinite. Ergo, la crescita della tecnologia e della ricchezza non può essere infinita. Come il pensiero unico iperliberista che governa il mondo, il consumismo, ci vorrebbe imporre. Vorrebbero sempre che consumassimo di più, ma non si può sempre consumare di più perché le risorse della terra sono finite, non sono infinite. Quindi i primi colpevoli di quello che sta succedendo alla terra sono esattamente gli uomini. Questa è la prima suggestione che volevo lanciare in questa occasione. Poi volevo semplicemente dirvi, prima di leggervi quei due piccoli brani che ho portato qui, che nella tradizione occidentale, nella cultura greca, questo tema dello scontro tra la conservazione delle risorse, che era tipico di un atteggiamento artistico nei confronti della natura, io lo chiamo the power of beauty, il potere della bellezza, e oggi potremmo tradurlo in economy of beauty, l'economia della bellezza, perché l'economia, il termine economia viene da oikos, che significa casa, e nomos, che significa legge, non significa danaro economia, significa regolare l'uso della casa, è ancora più importante di ecologia, discorso sulla casa. Economia significa regolare l'uso della casa, ci vogliono regole. Senza regole, un consumo indiscriminato delle risorse porterà il mondo alla distruzione. E come si può, lo dicevano gli antichi greci nella cultura occidentale, che credo corrisponda alla cultura orientale, quello che dicevano i nostri antenati greci. C'erano due simboli archetipici, no? Nella Grecia. Da un lato il titano Prometeo, che regala agli uomini il fuoco, il segreto della tecnica, e quindi è il simbolo di colui che rende l'uomo onnipotente, l'uomo che si fa uguale a Dio, che vuol farsi Dio, e proprio perché vuol farsi Dio si macchia di un peccato mortale, che era l'unico peccato mortale che conoscevano in Grecia, la iubris, cioè la tracotanza, l'insolenza, il volersi fare uguale a Dio. Quindi il problema del mondo occidentale è anche la mancanza del senso del sacro. Ormai viviamo in una società desacralizzata, l'uomo pensa di essere uguale a Dio. Chi era invece il personaggio archetipico, mitico, contrastante Prometeo? Era Orfeo, un poeta, quindi un artista, esattamente quello che oggi stiamo facendo noi. Il poeta Tracio, marito di Euridice, che scende negli inferi e con il suo canto riesce a liberare, a convincere Persefone a liberare la moglie. E questi due simboli archetipici, no? Da un lato la tecnologia, e quindi qui ho chiesto appunto, perché avevo visto in fotografia, guardate che bella questa immagine, sembra un terzo paradiso anche questa, ci manca soltanto il centro esterno, quasi paradiso. Questa è in Aspromonte, guardate, non succede nulla per caso, mi sono voltato proprio nel momento in cui vedevo la Rocca del Drago, che sta
vicino Africo Vecchio, e ci sono quei due cerchi piccolini in mezzo. Purtroppo è una sequenza, non possiamo tornare indietro, se no poi te la manderò per email, perché veramente è un monumento naturale, non sono delle l'erosione che ha creato quella, lì i due cerchi piccoli sono quelli interni, e poi c'è il cerchio grande che li prende entrambi. E allora io ricordo di aver visto in una dei disegni che faceva Michelangelo il terzo paradiso, l'otto rovesciato, in cui c'era scritto da un lato io, da un lato tu e al centro noi. Quindi dobbiamo finirla con il pensare io con questi pronomi io e tu, ma dobbiamo ragionare con il noi, cioè con l'insieme dell'umanità che ha smesso di essere umana. E poi l'altro che mi ha molto colpito è stato vedere al centro, al lato natura, all'altro lato tecnologia, perché non possiamo fare a meno della tecnologia e non vogliamo fare a meno della tecnologia, ma al centro c'era scritto responsabilità, etica, senso del sacro. Finito. Ho portato in omaggio ai nostri amici per fargli vedere che anche noi leggiamo la letteratura delle loro terre. Ho portato Yasunari Kawabata per i nostri amici giapponesi, Yukio Mishima, e per gli amici spagnoli ho portato Jimenez, ho portato García Lorca, ho portato Antonio Machado, ho portato Pedro Salinas, poi ho portato degli autori calabresi, e delle letture che volevo fare mi limiterei a una lettura sulla bellezza, che per la verità non ero riuscito mica a scegliere, ma forse la trovo. Ecco, una sola lettura sulla bellezza, che è di un biologo europeo, Konrad Lorenz, che ha scritto libri importanti sulla biologia e sull'etologia, che scrive: ogni persona che si rallegra della vista della creazione vivente e della sua bellezza è vaccinata contro il dubbio che tutto ciò possa essere privo di senso. Quindi, per vaccinarci contro il nichilismo e l'assenza di senso, dobbiamo percepire la bellezza. Per questo dico Power of Beauty, che potrebbe essere anche il motto di questa nostra iniziativa. La potenza della bellezza, la forza della bellezza. E per i nostri amici che vengono da fuori, voglio dire che molti miei amici mi dicono: ma tu perché non viaggi? Perché non vai in giro? Perché non vai a vedere i grandi parchi africani? Io amo la natura in particolare. Perché non vai a vedere le montagne rocciose? Perché non vai a vedere le sequoie californiane? Perché, e qui la cosa è curiosa, io ho deciso di viaggiare restando. Sembra un ossimoro, ma è così. Ieri sera dicevamo che le nostre scolaresche le mandiamo a Tunisi, ma non gli facciamo vedere la Silla, che dovrebbe diventare patrimonio mondiale per l'umanità, ma paradossalmente non è nemmeno patrimonio mondiale dei calabresi, patrimonio locale dei silani e dei calabresi. E quindi è curioso che tutti noi fuggiamo dalla nostra regione quando la nostra regione ha una quantità di cose straordinarie da essere viste. Tutti mi dicono questa roba. E allora io un po' fino a qualche anno fa ero un po', fino a una decina d'anni fa ero un po' spaesato, perché non dicevo: ma davvero io sono un provinciale, non sono un cosmopolita. E ecco perché io non sono andato a Bruxelles, ed è difficile che possa venire in Giappone. Però a un certo punto della mia vita mi sono imbattuto in almeno tre o quattro brani di autori famosi, che a quel punto mi hanno dato la forza
di poter dire, beh, allora proprio forse non sbaglio. E concludo con questi brevissimi brani. Il primo è quello di Ernesto De Martino, un antropologo che scrisse sulla magia, sui residui, relitti magici nel sud, che dice: per non essere provinciali occorre possedere un villaggio vivente nella memoria. Il secondo è di Cesare Pavese, uno scrittore italiano che venne al confino in Calabria a Brancaleone verso la fine degli anni 30, che scrive nella Luna e i Falò: un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo che anche quando non ci sei resta ad attendere. Thomas Eliot: non cesseremo mai di esplorare e alla fine di tutto il nostro esplorare arriveremo al punto di partenza e conosceremo il posto per la prima volta. E finisco con Rainer Maria Rilke, grande poeta tedesco che piace tanto a Sabina, ho scoperto, che dice la cosa più bella di tutte. Dice, qui mi alzo perché Rilke merita che io mi alzi: nasciamo, per così dire, provvisoriamente da qualche parte. Soltanto a poco andiamo componendo in noi il luogo della nostra origine, per nascervi dopo e ogni giorno più definitivamente. Grazie.